5 strategie per imparare le doppie e giocare in famiglia. Le parole che si pronunciano rafforzando il suono vogliono la doppia consonante. Come riconoscerle? Semplice, bisogna allenare l'orecchio. 5 strategie per allenare l'orecchio e non sbagliare più. 1. Ricordare le regole. Tutte le consonanti possono essere raddoppiate. Fanno eccezione H, che non raddoppia mai, e Q, che raddoppia solo nella parola soqquadro, che vuol dire grande disordine. Lo zio non vuole mai la doppia. Ecco alcuni esempi: colazione, operazione, stazione. Ora allenati e ripeti con me. H non raddoppia mai. Q raddoppia solo in soqquadro. Zio non vuole mai la doppia. 2. Scandire bene. Per distinguere parole altrimenti identiche, come note, notte. Allenati giocando alle doppie percussioni. Prendi una pentola e un cucchiaio. Quando senti pronunciare un suono forte, batti sulla pentola con il cucchiaio. Proviamo. Pizza. Farfalla. Torta. Stella. Quali parole hai suonato? Esatto, quelle con le doppie. Continua a suonare. Metti il video in pausa e chiedi a qualcuno della tua famiglia di scandirti le parole. 3. Dividere in sillabe. Ci va la doppia? Per capirlo, dividi in sillabe la parola. Proviamo. Pallone. Pallone. Giusto, alla doppia. Proviamo ancora. Pena. Penna. Giusto, alla doppia. Ancora una. Cavallo. Cavallo. Esatto, alla doppia. Continua ad allenarti con chi vuoi tu. 4. Giocare con le doppie. Allenati e gioca con il memory delle doppie. Puoi sfidare chi vuoi. Ho inserito il modello nella descrizione del video. Sono tantissimi esercizi e giochi con le doppie che si possono fare anche su PC, tablet e smartphone. Ecco alcuni siti utili per trovarli. Basterà inserire doppie vicino alla lente di ingrandimento. Ora metti pausa e scrivi correttamente le parole raffigurate. Attenzione però, non tutte vogliono la doppia.